la BTM mi ha dato molto. C'è stato un periodo in cui sono entrato in crisi perché pensavo che fosse una delle tante scuole che poi arrivavano fino a un certo punto, ma non ti davano di più e magari quelle cose che ti servivano non le ottenevi. Invece, persistendo e avendo un po' di pazienza e di tolleranza anche nei confronti del responsabile della BTM, che è l'attuata, sono riuscito a vedere qual era il gioiello che si celava sotto la cenere. Credo proprio di averlo trovato. Mi presento, ciao, sono Francesco. Sono arrivato alla biotransizione energetica dopo un percorso fatto di diversi tentativi di ricerca, meditazione, approcci diversi alla spiritualità, alla psicologia. La biotransizione energetica per me è stata una via, diciamo, prima di tutto che ha un cuore, che ha una grossa dimensione di rispetto, di ascolto, di compassione, di consapevolezza. Sono molto contento di far parte di questo gruppo. Il dono della sintesi non è il mio dono, quindi cosa dire di un immenso? È un respiro, è un respiro più vicino e più sottile di quanto possiamo immaginare. Poi viene tutto il resto. Dopo aver sentito e respirato, il resto diventa più piacevole e divertente. Ok, la BTM per me è una via per ricordarsi di imparare gli strumenti di orientamento nella vita ed è un modo di integrare ciò che senza avere quegli strumenti sembrerebbe solo caos fino a se stesso. Ciao a tutti, io sono Laura. Siamo qui per trovare noi stessi. Sono anni che sto cercandomi e mi sa che sono sulla strada giusta e direi che posto aiuta. E anche chi ci sta dietro. Quindi un grazie a tutti. Sento che sono sul cammino che mi avvicina alla mia essenza. Sento che la BTE è una metodologia che si sta radicando dentro di me, che mi avvicina sempre di più a onorare e sacralizzare la mia vita, i miei intenti e a onorare quello che sono pienamente. La BTE per me è andare alla scoperta della nostra essenza e contattare l'armonia che abbiamo dentro.